Una tappa importante quella che viene celebrata oggi, una tappa che ha segnato molto anche per l'intera comunità crotonese. Sì, era giusto che riportavamo al territorio, alla comunità crotonese il lavoro fatto, anche se diciamo, il consenso in città verso quello che abbiamo creato c'è, ma era anche ripresentare i prossimi 10 anni di questo progetto. Stiamo programmando appunto uno sviluppo che, come diceva il Presidente Borgomeo, speriamo che sia più veloce rispetto a quello che abbiamo costruito e che investa più soggetti e soprattutto investa le amministrazioni pubbliche che in questi anni hanno faticato a seguirci, no? E a seguire questo progetto interessante. Quindi la scommessa è che abbiamo fatto tanto, se l'amministrazione pubblica sorregge e propone questi progetti, probabilmente il bene per il territorio aumenterà. Cosa hanno significato questi 10 anni per Santo Vazzano e per il Consorzio Jobel? Beh, hanno significato soprattutto relazioni importanti, relazioni amicali, relazioni autentiche, hanno significato la costruzione di una comunità vera, no, importante. Non è solo Jobel, già Jobel è una comunità di 13 cooperative con 300 persone che vi lavorano dentro e altrettanto che sono impegnate come volontari, ma c'è tutta una comunità che riguarda tutta la provincia, quindi davvero un'esperienza entusiasmante, sicuramente faticosa, che però ha dato i suoi frutti. Una tappa importante per Crotone, non tanto perché è una cosa bella che sta crescendo, che arricchisce la città, che dà spazio ai bambini, che include soggetti diversamente abili, eccetera, non solo per questo, ma perché dimostra, come è stato detto molto bene stamattina nel convegno, che delle cose apparentemente impossibili, vissute come inutili, del tempo perso in una comunità, invece possono diventare realtà e possono far percepire che sono in grado progressivamente di cambiare la comunità. Lo scetticismo, il cinismo, l'indifferenza vengono messe in crisi da esperienze come questa, esperienze difficili, proibitive. Se uno vedeva il parco prima diceva vabbè, è impossibile, e invece sì, con l'ostinazione, la cultura del dono, il mettersi in gioco ce l'ha fatta, e questo mette in crisi determinati disvalori che rendono la Calabria, come gran parte del sud, un territorio difficile. Questi disvalori vanno combattuti con i fatti, e questo è un fatto.